Sì, grazie Presidente. Beh, non si può non intervenire in questa discussione. Parto anch'io dalla cittadinanza onoraria Manuel Bortuzzo, una famiglia che è stato veramente un esempio per tutti noi. Come è stata affrontata questo dramma di questo atto di violenza che ha subito questo ragazzo e la capacità, io veramente voglio parlare non solo del ragazzo, ma anche proprio di tutta la famiglia che si è stretta ovviamente intorno al figlio, che hanno saputo dare forza e coraggio a questo giovane che era una promessa del nuoto italiano e hanno veramente reagito in una maniera di esempio. È quasi emozionante la modalità come hanno affrontato la loro vicenda ed è stata una vera lezione di vita per tutti noi, a cui dobbiamo un grandissimo rispetto, una grande lezione di vita, per cui ovviamente la maggioranza voterà favorevolmente a questa proposta di delibera, come voterà favorevolmente anche alla proposta di delibera per la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, una donna straordinaria, una donna che sta mettendo il suo impegno personale per portare avanti la memoria di questi fatti tragici che hanno coinvolto tutta l'Europa. Si dice che chi non ha memoria non ha futuro. Ecco, Liliana Segre si è impegnata perché l'ha vissuto sulla sua pelle, tristemente sulla sua pelle, le vicende che la storia, la durezza della storia, sta tramandando questa cattiveria, questa durezza, per infondere poi in realtà un sentimento opposto, ovvero di amore e di accoglienza, perché è quello che questa storia ci ha insegnato, quell'orrore non si deve più ripetere, per cui siamo tutti riconoscenti a Liliana Segre per il suo impegno che sta portando verso le giovani generazioni, che sono quelle che poi magari più facilmente sono portate a dimenticare certi fatti e sentirli lontani. Ebbene, qualcuno che ti fa sentire vicino quei fatti è importante perché la memoria è una delle cose più importanti che bisogna tramandare. Lo ripeto, chi non ha memoria non ha futuro, per cui un ringraziamento, un abbraccio grande a Liliana Segre per tutta l'attività che sta facendo e siamo veramente molto felici di poter dare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Ultima delibera, quella sul Milite Ignoto, siamo al centenario della tumulazione della salma all'altare della patria. Io ritengo che bene ha fatto la giunta a proporre questa proposta di delibera. Anche qui in tutta Italia esistono dei monumenti al Milite Ignoto. La prima guerra mondiale è stata un dramma per tutta quanta la nazione. Tantissime persone sono morte e non avevano nulla addosso che li identificasse. Era così, era all'inizio del secolo e dunque ci sono tanti morti che non è stato possibile restituire la salma ai familiari che potevano avere qualcuno su cui piangere. Per cui c'è stata questa istituzione del Milite Ignoto con tutti i comuni d'Italia che hanno realizzato monumenti, giustamente, monumenti a questo soldato che si è impegnato per la libertà. Io ritengo che giustamente la Giunta ha fatto questa proposta e la maggioranza voterà favorevolmente anche a questa terza proposta di delibera. Grazie.